La triste fine del giovane studente tedesco di 31 anni, ritrovato dopo giorni senza vita sul Gran Sasso, ripropone la sicurezza in montagna. Sono 8 le persone morte in Abruzzo quest'anno sulle nostre vette, 5 solo nel mese di agosto, un numero pari ai decessi avvenuti nel 2019 e inferiori di una sola unità rispetto all'anno peggiore, il 2022. Si tratta di 5 incidenti e 3 malori avvenuti a escursionisti e nelle ultime 2 settimane, soprattutto ai turisti. Nel 2023 i decessi in montagna in Abruzzo sono stati 6. Abbiamo ascoltato il parere di un esperto, la guida alpina Gian Piero Di Federico, che vuole fare un appello preciso. La grande affluenza in montagna in questi ultimi anni, ma non parlo solo delle montagne abruzzesi, parlo di tutte le montagne del mondo, Alpi comprese. Questa grande affluenza provoca ovviamente anche degli incidenti che però potrebbero essere evitati con una certa capacità di capire se stessi, di capire i propri limiti, di essere consapevoli di chi si è e di come si può andare in montagna. Certo, i social hanno diffuso tantissimo la montagna e insomma c'è anche un lato positivo, quello di far conoscere le montagne, questo terreno d'avventura favoloso che sono l'arrampicata, lo sci, l'escursionismo, le vie ferrate e così via. Però bisogna avere coscienza di se stessi, capirsi, vedere chi si è, che cosa si fa. E io poi vorrei fare anche un appello alle istituzioni, ai parchi, alla Regione Abruzzo, alla Protezione Civile, allo Stato, affinché ci siano dei tutorial per questo tipo di attività, perché dovremmo uscire dalla fase della emergenza ed entrare nella dimensione della prevenzione. Noi siamo italiani, in Italia siamo bravissimi nell'emergenza, siamo forse la Protezione Civile più in gamba del mondo. Però adesso secondo me è importante che si faccia più attenzione alla prevenzione. Alla prevenzione significa fare anche dei tutorial affinché queste persone, le persone che vanno in montagna, riescono a capire come fare, dove andare, il perché, perché bisogna informarsi su dove si va, su che cosa si è, su che cosa si è capace di fare.